Ciao a tutti ragazzi, io sono Luis e vi do il benvenuto in questo nuovo video. Oggi vi insegnerò come creare dei riff nel perfetto stile delle baby metal. Diciamo che già in partenza è un discorso molto complicato perché loro variano continuamente, non hanno un genere fisso, però quello che posso dirvi è che partono sempre da un genere di metal e poi lo mischiano alle loro caratteristiche. Non sarà l'unico video di questa serie perché per poter suonare nello stile del baby metal secondo me ci vorranno molti più video. Oggi però partiremo con un primo esempio che è ispirato ai loro brani, diciamo, del primo album. Per costruire un intro d'effetto loro utilizzano sempre dei riff molto potenti, ma delle ritmiche molto ferme, molto stoppate, in modo da lasciare un po' di suspense. Una tecnica molto utile potrebbe essere quella di usare un riff in palm muting e fare delle pause per lasciare appunto la suspense che un intro deve avere. Fatto questo, bisogna lanciare il riff che sarà il riff principale della canzone. Quindi dovete creare qualcosa che faccia venire voglia a tutti di saltare e di ballare, oltre che a pogare. Partiamo da scegliere gli accordi. Per questo abbiamo bisogno di accordi molto aperti, molto allegri. Io ho scelto come giro il classico Do, Re diesis, La diesis e Fa. Una volta scelto il nostro giro di accordi, dobbiamo creare un ritmo, come ho detto prima, faccia venire voglia di saltare, ma allo stesso tempo sia potente. Creiamo una ritmica in palm mute e sincronizziamo chitarra, basso e cassa della batteria. Manca qualcosa a questo riff, questo perché è molto vuoto. Quindi in questo caso loro fanno due cose: o inseriscono delle chitarre che fanno degli assoli, o inseriscono delle orchestrazioni, dei sintetizzatori, delle tastiere molto articolate e che diano un po' di carica. Io ho aggiunto delle tastiere ispirandomi alla canzone Megitsune, che fanno una scala molto molto melodica. Nell'insieme suona così. Come strumenti per queste orchestrazioni ho scelto un kodo, uno shamisen e un revenge di Massive per dare qualche effetto di elettronico alla canzone. Prima di passare alla strofa usiamo un collegamento perché loro nelle loro canzoni collegano sempre il tutto con dei passaggi molto veloci, molto virtuosi. Quindi in questo caso ho fatto una breve scala di chitarre in terze armonizzate. Siamo pronti per la strofa. In questo caso loro utilizzano sempre delle strofe molto potenti, molto energiche, dei riff molto groove. Spesso sono addirittura djent metalcore, quindi non dobbiamo avere freni su questa parte. Io direi di spostarci su accordature molto basse. Userò la mia settima corda che è accordata in F e non mi sposterò oltre il sesto tasto per creare un ritmo molto groove, quindi non andare troppo sulle note alte. Non è importante in questo caso scegliere un giro d'accordi, potremmo rimanere anche su una nota fissa. E l'importante qui sarà il ritmo. Le note che faremo potranno essere brevi, soltanto di collegamento. Vi faccio vedere un esempio. E come avete visto nell'ultima parte del riff ci ho messo una parte stoppata come nell'intro per lanciarci al ritornello. I loro ritornelli sono quasi sempre molto power metal, una doppia cassa dritta e delle voci molto molto alte. In questo caso faremo la stessa cosa. Prendiamo gli accordi dell'intro, ma questa volta li suoniamo aperti. E se vogliamo aggiungere un piccolo strato di orchestrazione in sottofondo, e qui ovviamente ci dovrà essere la voce che la farà da padrone, che in questo caso però non abbiamo la voce delle baby metal, quindi sarà strumentale. Quindi abbiamo visto come fare strofa, ritornello e riff in stile baby metal. Poi loro condiscono le loro canzoni di tanti cambi, di tante parti diverse, cambi di tonalità, assoli, virtuosismi vari, breakdown. Questo era soltanto un esempio. Se volete posso portarvi questo contenuto più spesso per vedere proprio come cercare di creare e scrivere delle canzoni nel loro stile. Prima di lasciarvi però un consiglio che posso darvi è: seguite questi video, prendeteli,
come dei consigli, delle basi da cui prendere ispirazione, ma non cercate in tutto e per tutto di imitare uno stile o una band. Prendete qua e là da varie band. Ovviamente suonate ciò che vi piace, non si può partire da zero, nessuno ha mai inventato nulla da zero, quindi fate bene a cercare nelle vostre influenze, nei vostri gusti, fate ciò che vi piace. Non focalizzatevi troppo su una cosa, sperimentate, però quello che voglio fare io con questi video è cercare di darvi uno sblocco nei momenti in cui non sapete come fare o nei momenti in cui volete ottenere una precisa atmosfera, una precisa situazione e non sapete come fare. Se vi sono stato utile scrivetemelo nei commenti, se volete altri video del genere scrivetelo nei commenti. Io vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video. Buona musica!